Buongiorno, sono Giuseppe Pasina, l'insettore proprietario al blog fibonaccistalking.it, posto anche regolarmente su Twitter utilizzando il nickname @fibstalker. Buongiorno, oggi è lunedì 4 febbraio 2013, sono le 1 del pomeriggio e questo video è una breve review del Eurofex Continuous Contract che vedete sullo schermo. In particolar modo rivedrò velocemente il movimento attuale nel grafico A giornaliero, che è quello che vedete, e nel grafico a 4 ore. E partendo velocemente, sullo schermo vedete questo livello 1.3584, che è il livello che stavo osservando. Al di sotto di questo livello è confermata una correzione più profonda verso area 1.3460. Quest'area è tracciata dal massimo di settembre al massimo attuale e il livello 1.3460 dovrebbe vedere una partecipazione al rialzo da parte del program trading, quindi è sicuramente un'area dove chiudere eventuali trade di short term, di breve termine, e quindi aprire una nuova trade, un nuovo trade al rialzo con uno stop al di sotto di 1.3390. E muovendosi sul grafico a 240 minuti, cioè 4 ore, vediamo ancora questo livello 3584, il livello di supporto in area 3460, e potremmo vedere un ritracciamento nel prezzo nella giornata di oggi. Tuttavia, ritengo che questo ritracciamento potrebbe arrivare a livelli molto più bassi, diciamo in area 1.34, e essenzialmente in area, scusa, in area 1.35, e a seguito della quale si potrebbe avere un rimbalzo verso l'alto in zona 1.36 per completare poi il movimento in area 1.3460. E spero che questo aggiornamento vi sia utile. Ho inviato la newsletter questa mattina e nella newsletter trovate anche un link a un piano, dal piano di trading di livello intermedio, di tempo intermedio, che ho creato il 10 gennaio, e se non siete iscritti potete cercarlo anche sul blog fibonaccistalking.it e cercare video 10 gennaio, o January the 10th in inglese. E tuttavia vi suggerisco di sottoscrivere la newsletter, perché nella newsletter fornisco aggiornamenti più affidabili e completi sull'andamento dell'euro dollaro. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un'ottima settimana di trading, un'ottima giornata, vi aspetto sul blog per commenti e discussioni e a presto, grazie.